Segusino, un paese così ricco di tradizione legata all'alpeggio in montagna, e dove c'è alpeggio ci sono sempre sentieri e segni devozionali che hanno accompagnato intere generazioni nel loro lavoro in questa splendida valle posta nella parte più occidentale della dorsale prealpina. Andiamo insieme a conoscere questi luoghi in un percorso ad anello che comprende la visita di due bellissimi borghi, così ricchi di storia e di tradizione, Stramare e Milies. Partiti. Dal centro di Segusino, in Piazza Roma, passiamo di fronte all'attuale sede comunale in Corte Finadri, per poi incontrare il monumento all'emigrante, che ci ricorda il fenomeno vissuto nel secolo scorso qui, come in molte altre zone del Veneto. Percorriamo quella che fu un tempo via Marconi ed oggi via Villa, dove si affacciano vecchie dimore costruite in pietra locale. E ammiriamo i dettagli delle case, i porticati, i cortili. È un tuffo nel passato. Giunti ad un capitello, vale la pena di effettuare una breve deviazione lungo un sentierino che ci porterà alla Valle dei Mulini. Una volta giunti a Riva Secca, si può prolungare la passeggiata di 50 metri e si arriva in questo posto stupendo, nella Riu, dove c'erano i vecchi mulini di una volta. All'altezza del ponticello, in via Cal del Ponte, deviamo verso il bosco per immetterci in un piacevole sentiero che risale la valle saltellando di qua e di là del torrente Riu grazie a comodi ponticelli. Come avete visto, questo è un sentiero particolarmente bello, immerso nel bosco, e si attraversa il torrente Riu più volte. Siccome è un torrente, come vedete, che si carica di acqua piuttosto facilmente, sono stati messi questi bellissimi ponti che agevolano il passaggio sia agli escursionisti ma anche a coloro che vogliono fare questo percorso in bicicletta. Questa strada collega Segusino con Stramare, che raggiungeremo tra non molto. Giungiamo a Stramare, un borgo tra le montagne talmente bello che pare essere uscito da un libro di fiabe. Camminare tra le vecchie case e le viuzze ci fa tornare indietro nel tempo. Adesso Stramare è un borgo soprattutto di villeggianti, di seconde case, ma fino a 40-50 anni fa era un borgo regolarmente abitato. Siamo arrivati ad avere 130-140 abitanti, una famiglia allargata fatta di famiglie quasi tutte Stramare di cognome, con la chiesetta, con la loro osteria, con la loro scuola, con una pluriclasse. Le origini di Stramare sono tuttora incerte a causa della mancanza di documenti storici. Tra le varie ipotesi, la più accreditata pare riferirsi ad alcuni migranti venuti dall'est. La tradizione dice, gli anziani raccontano, che fossero dei carbonai arrivati dall'Istria. Questi, attirati dall'acqua perenne, ci sono varie fonti infatti, e da legname ben disponibile, hanno cominciato a produrre carbone.
Una volta il carbone era una delle fonti energetiche principali. Dovete pensare che in città, ma anche solo Treviso e Venezia per la produzione del vetro soffiato, ma anche per i fabbri e per tantissime attività, questo era fondamentale. Per cui c'erano varie famiglie che si dedicavano a questo tipo di produzione. Tutta l'area dove è posizionato il borgo di Stramare, da sempre, è nota per la ricchezza di acqua e per un santo del tutto speciale. Già nell'Ottocento alcuni importanti medici avevano individuato delle qualità in alcune fonti. Recentemente c'è un po' quest'acqua di San Valentino, che è l'acqua degli innamorati, anche se è una piccola forzatura, perché il santo protettore di Stramare è San Valentin, il protettore del mal di San Valentin, del mal caduto, ossia dell'epilessia. Però dal punto di vista del marketing commerciale non è che attiri tantissimo, per cui negli ultimi anni è passata più così la voglia di ricordare San Valentino, patrono degli innamorati. La fontanella in bella pietra del 600 posta davanti al piccolo oratorio è spesso meta di innamorati e di gente che vuole bere quest'acqua che dicono faccia bene all'amore. Riprendiamo il cammino uscendo dal paese e ci inseriamo sul sentiero 1001 per poi seguire l'antica strada della Monte in direzione di Migliese. Lungo il percorso incontriamo lo storico Capitel della Monte. Il percorso di oggi è ricco di capitelli e di segni devozionali. Questo è il Capitello della Monte, appena sopra Stramare, ed è sicuramente uno dei più conosciuti. La storia vuole che fosse appunto meta di rogazioni in periodi di siccità, appunto per invocare l'acqua. Questo sentiero è molto antico, qui in zona viene chiamato Trodo il sentiero. Ciò è testimoniato anche dalla presenza di questi solchi sui sassi che sono stati creati negli anni dal passaggio, dallo sfregamento delle musse, che qui chiamano mussalegni. Erano dei grandi slittoni che servivano per trascinare a fondo valle legname, pietrisco, fogliame. Ci sono altri casi nelle Prealpi di sentieri simili, ad esempio nella zona di Valdobbiadene c'è la Cal dei Sass, oppure nella zona di Revine la Strada delle Musse. Migliese, altro borgo, altra storia. A detta di molti, le origini di questo paesino sembrano risalire addirittura all'epoca romana. Pare infatti che il nome Migliese derivi da miles militis, che significa soldato. Merita una visita la graziosa chiesetta intitolata Maria Ausiliatrice, tornata al suo antico splendore grazie alla generosità dei cittadini. Questa tutti la conoscono come la Chiesetta degli Alpini. In realtà il suo nome vero è quello di Santa Maria Ausiliatrice. Non l'abbiamo mai vista così bella dalla sua fondazione, 1875. Questo perché qualche anno fa, nel 2015, è iniziata una lenta, costante, tenace opera di restauro. Tecnicamente si chiama descialbo, è come togliere strati di pelle da un frutto. E l'abbiamo ritrovata così, togliendo gli intonaci, che sono anni di interventi, siamo ritornati a questo azzurro, che era probabilmente il colore originale, e riusciti a scoprire, proprio vicino all'altare, due affreschi preziosi, coperti dal tempo e dall'opera dell'uomo. Sono una Madonna con Bambino e un Sant'Antonio.
Questo è un luogo del cuore, un luogo magico che ci racconta una storia non solo di devozione ma anche di grande amore. Tutto il restauro è avvenuto grazie all'intervento del paese, della comunità, recuperando quell'antico concetto a opera di Rodol che vedeva queste comunità montane fortemente coese. Oggi è una giornata speciale per Migliesse. C'è la festa del Narciso, con tante bancarelle che propongono i prodotti tipici locali. Di nuovo in marcia. Percorriamo una strada di campagna immersa in vaste praterie, fino ad arrivare sui pendii delle Migliane, dove potremo ammirare splendidi panorami sulla valle, sul monte Cesen e sul monte Doc. Abbiamo percorso una lunga strada sterrata, sono circa 2 chilometri, detta delle Migliane, e siamo arrivati a questo punto dove ci sono queste indicazioni che danno la possibilità a coloro che vanno in bicicletta di fare dei bellissimi giri. Qui c'è un vecchio sentiero, il 1002, che scende molto velocemente e arriverà sino a Segusino. In questo tratto, se piove, bisogna stare particolarmente attenti. Lungo il sentiero incontriamo uno splendido fienile in località Le Tombe. Più a valle arriviamo alla chiesetta di San Barnaba, famosa per la leggenda del diavoletto. Chi entra nell'oratorio di San Barnaba cerca lui, il diavoletto, il diavoletto della Ceseta. Ma come mai questa strana creatura entra in un luogo sacro? Bene, la superstizione racconta che fu un parroco indispettito e disturbato dal fatto che gli operai che stavano edificando questo sacello spesso usassero delle espressioni non propriamente corrette, lo sapete come si fa nella tradizione popolare, ecco, fosse stato lui ad aver richiesto la costruzione di questo quadro con questa immagine. E il diavoletto è un monito, a parlare in maniera propria quando si è in un luogo sacro. Qui ci troviamo a San Barnaba, una chiesetta immersa in un bosco secolare di castagni, e proprio qui una volta all'anno tutti gli emigranti che ritornano al paese natio per l'estate si radunano in una messa che è anche una festa e celebra quello che è stato un grandissimo fenomeno sociale che ha interessato questa area di pedemontana, l'emigrazione. Dopo il passaggio tra le storiche vie di Rivagrassa, eccoci all'ultimo dei capitelli del nostro giro, intitolato a Sant'Anna, protettrice delle gestanti. Segusino ormai è alle porte. Percorriamo gli ultimi metri, un po' stanchi, ma di certo appagati. Abbiamo ancora davanti a noi le immagini dei panorami, dei borghi e della loro storia, veri e propri gioielli incastonati nel paradiso prealpino. È ora di tornare a casa ormai, con Segusino nel cuore.